Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Pokémon Violetto. Siamo tornati in Battlespot, nuova settimana, nuovi match prima delle vacanze di Natale. Voglio incominciare non solo questo video, ma anche questa settimana dicendovi grazie. Grazie davvero per il sostegno che mi state dando, che mi avete dato in questa settimana e negli ultimi video. Davvero grazie, grazie, grazie. Di cuore, vi voglio bene a tutti, uno per uno. Allora, oggi lasciamo perdere i meteo perché l'abbiamo provati settimana scorsa. Se non l'avete visti, recuperatevi i video con i quattro team basati sul meteo che abbiamo provato. Il Rain, diciamo che è stato un po' una mezza delusione. Veniamo oggi a questo team dove c'è Tinkaton, che lo volevo provare. Allora, Tinkaton, tipologia di Zacian, acciaio folletto, tipologia molto molto buona, lo ha dimostrato Zacian nello scorso, nell'ultimo metagame giocato, ed è poi uno dei pochi fake outer che ci sono in questa generazione e che giricchiano sul Battlespot. Bruciapelo, Gran Martello, Gigaton Hammer in inglese, mossa da 160 di base power che grazie a ovviamente la stab diventa una 320, una roba allucinante che però non può essere usata due volte a fila, ricordatelo. Play rough per far male ai buio, ai drago che girano, e altruismo per aiutare il compagno a fare più danno. Abilità rompiforma, va a ignorare ovviamente le abilità avversarie, potrebbe essere buono contro un Farigiraf fare bruciapelo, oppure Gran Martello su Mimikyu, ignoriamo il Fantasmanto e viene giù, anche se io lo preferisco con On Tempo, abilità che gli impedisce di essere intimidito visto che ha anche un basso attacco. Volcarona, Eledanza per andare a più 2 di attacco speciale e di velocità, protezione, Heat Wave per far male ad area, Giga Assorbimento che unito al Terra tipo Erba gli potrebbe permettere di rimanere sul campo a lungo recuperando PS. Anonimanto gli evita effetti aggiuntivi dalle mosse, quindi Snarl ci fa danno ma non ci cala l'attacco speciale. Among Us, Spora, Sfera Polline, Pulifumo, Polverabbia è qui per dondoso e per redirettare verso di sé attacchi, permettendo magari a Gyarados di setappare una bella dragodanza andando a più 1 di attacco e di velocità. Gyarados con la Baccaprugna o Loomberry che gli evita gli status, protezione, appunto, dragodanza, cascata, waterfall e poi la Terra Blast di tipologia volante, ovviamente, grazie al Terra tipo volante. Hydreigon, Assault Vest per avere un boost in difesa speciale per poter reggere magari nel mirror contro Hydreigon. Terra tipo veleno per reggere anche la tipologia folletto. Snarl per calare l'attacco speciale degli avversari. Dark Pulse, Dragobolide e Terra Blast, ovviamente di tipo veleno. Garchomp, ciondolo chiaro, anche qua evitiamo cali di statistiche. Protezione, Sword Dance per andare a più 2 di attacco. Terremoto e frana, terremoto ovviamente da usare in combo o con Hydreigon o con Gyarados che levitano. Bene, io direi di partire, ci vediamo in Battlespot. Due o tre partite pure oggi, vediamo un po' come andrà. Noi ci vediamo al primo avversario e al primo match di oggi. Allora, Javi, Skeledirge, Garchomp, Dragapult, non se ne vedono parecchi, eh? Grimmsnarl, Markrow e e il sasso. Garganacle, ecco, non mi veniva. Allora, vediamo un po' oggi come andrà. Allora, io potrei anche partire con Tinkaton. Tinkaton
Among Us, minacciamo un po' di roba. Garchomp, allora, o Garchomp e ai Dragon o Gyarados. Forse Gyarados. Proviamo. Tinkaton Amongus potrebbe anche esserci utile facendo, che so, Fake Out Spora oppure Rage Powder e Gigaton Hammer. Allora. Ma io qua, se io faccio Bruciapelo e Spora su Grimmsnarl. Che lui non mette gli schermi. Ok, noi abbiamo la bacca. Buona. Va più uno. Sporella. Sì. Io mi faccio killare Amongus. Però gli voglio togliere dalle scatole Grimmsnarl. Vediamo un po'. Gigaton Hammer. Vieni giù. Ok, canzone ardente qua. Gus. Viene giù. Allora io potrei anche entrare con Garchomp e poi buttare Gyarados al posto di. Al posto. Però lui si fa. Allora, noi entriamo con Ghiara. Però se lui. Che posso fare? Terra. Se lui c'ha. Se lui c'ha coso. Anzi, proteggiamo, perché se lui c'ha. Se lui fa bodyguard è un problema. Se lui fa bodyguard è un problema. Ok, tipologia folletto. Qua noi si protegge. Ok. Allora, lui non ha fatto bodyguard. È sottosale. Ecco, questo ci fa uno sbotto. Devo scommettere che lui non ha bodyguard. E vedere un po' quello che esce fuori. Allora, se lui ci killa. Lui ci killa Garchomp. Noi poi dobbiamo vedere quanto è.
Quanto è veloce Tinkaton? Qua, intanto killiamo Garganacle e va bene, qua noi perdiamo Garchomp. No! E ha più 2 di attacco speciale. Con la conchinella. Che roba brutta. Ok. Ok. Allora. No, allora niente, aspetta. Quanto sei? 133. Protezione e si tira terremoto. Che lui giustamente protegge. Ok, un cinquantello gliel'abbiamo fatto. Allora, sto pensando, eh. Qua è brutta. Allora, Tinkaton quanto è veloce? Perché di solito non mi ricordo se prima ha attaccato prima lui di noi. Garchomp proteggerà. Niente, ma lui protegge, fa terremoto e via. Vediamo chi era più veloce. Ok, eravamo più veloce noi. Allora si poteva fare fake out. Si poteva fare fake out su. No, non avremmo comunque, secondo me, retto. Sarebbe stato inutile. Perché sennò potevamo fare fake out su Garchomp più cascata e poi martello su Skeledirge. Secondo match. Dunque. Non mi ricordo come si chiama. Comunque, il cane Baguette. Poi, Arma Rouge, Garchomp, Goldengo, Macro, Among Us. Allora.
Se si parte con Tinkaton ai Dragon. Tinkaton ai Dragon, forse. Poi. Mongus non è che farebbe schifo, eh? Riportiamo sempre quelli, però in ordine diverso. Allora, col fatto che lui non ha Indidi di fianco a Marouge, potrebbe essere, cioè, il fatto di poter fare fake out più mossa che può killare Armarouge è buono. Ok. Allora, noi teoricamente un terremoto dovremmo reggerlo. Possiamo fare fake out qua. Più dragobolide. Se lui protegge, ora te la cristallizza folletto. Forse si regge. Ora non so com'è spreadato sto Tinkaton. Tanto lui non ci tocca ai Dragon, questo può essere importante. Non no. Beh, e non killiamo nemmeno. Gus. Proviamo a baitargli un coso. Faccio spora. Lui potrebbe fare anche Taunt, nel dubbio. Ok, protegge. Va bene. Niente Taunt, niente di niente. Allora era buono il Taunt di là. Cioè, spora di là, ma nemmeno. Ok. Volevo fare anche. Era buono anche fare. Sferra polline su iDragon, però. Se lui non fa robe strane, tipo. Cioè, se lui non ci targhetta iDragon, ci facciamo lo sbotto di danno. Lui va di tanto. Perché ha fatto taunt? Che è scarf. È scarf, ciccio.
Vediamo se... Non penso che sia scarto. Non avrebbe senso. Ok. Allora, semplicemente non... Non ha mosse? Non ha mosse? AIDS, taunt e basta. Io devo togliere dalle palle quel Garchomp di merda. Ma vedi che ce l'hai le mosse? Tailwind, sta roba così. Usale, no? Ti prego, Among Us, killalo. Ti prego. Ti prego. Sì. Ok. Non siamo proprio super safe. Non siamo super safe. Ma. Allora. Sferra polline su Garchomp. Terra e si spara frana, tanto lui non può terra fare cose. Entra col cane, tira lava sbuffo e si busta più due. È una cosina che sto che ho giocato qualche giorno fa, però in privato su Showdown. Esatto. Ecco, diciamo che il crit su Garchomp se ne poteva anche far meno, eh. Proviamo a fare sta roba, ma non ha senso, perché tanto lui ora ritira lava sbuffo perché non gli costa assolutamente nulla. Killa Among Us e... E GG. Team di merda, ragazzi. Pensavo fosse... un pelo meglio, sinceramente. Anche perché quanti turni di Tailwind non no, e tanto non cambia assolutamente niente. Quel coso va a più 6, a più 6 di difesa, e noi non lo tocchiamo più. Cioè, si può fare terremoto, ma non ha senso.
Scarf. Vai a cagare. Armarouge Scarf. Quello è il danno che abbiamo fatto su... sul cane Baguette. Ok. E... è carina come idea. Io l'ho provato però sotto Trick Room con un Armarouge, diciamo, standard. Come idea è carina. Boia però. Non pensavo fosse Scarf, sinceramente. Oh. Comunque sta andando malissimo. Allora, Markrow, Goldengo, Hydreigon, Garchomp, Cerulege, Meuscarada. Oh. Sta andando malissimo. Ah, io voglio capire una cosa, no? 165. Il problema è che non abbiamo la mossa drago su Garchomp. Volendo si potrebbe partire anche con Volcarone, stavolta. Volcarona. Senti, io me lo riporto, non me ne frega assolutamente niente. Ci portiamo Chiara e ci portiamo Chomp. Non ne ho assolutamente idea. Tanto ormai persa per persa, visto che stiamo andando malissimo. Faccio fatica a volte a trovarmi con certi team. C'ho davvero fatica. Allora, Marco... hai lei. Proprio peggio... poteva essere. Allora... a lui chi conviene terra cristallizzata. Io posso provare a fare anche un'eleganza. Sì. A brutto muso? A brutto muso. Lui te la cristallizza, fuoco, non ne ho idea, non lo posso, può essere fuoco, può essere acciaio, può essere qualsiasi cosa. Ma di te, lui. Già che con Tinkaton si regga, già è buono. Allora... me la potrei anche proteggere. Io ho fatto chiamo con Chiara e boh. Andiamo con Gyarados, così almeno poi dopo abbiamo comunque un fake out libero
Perdiamo turni di Tailwind. Pezzo di merda. Avevo ancora di Heatwave. Non dovremmo prendere molto con gli Aridos, ok. Meno male, abbiamo la bacca. Meno male abbiamo la bacca. Cioè, prendere un burn così a gratis non ha senso. Qua, amico mio, o proteggi o switch. Ti prego. Ok. Meno male. Almeno lui. Almeno lui. Cioè, se missava su Meshkarada, allucinante. Turni di Tailwind 1. Turno di Tailwind. Lui potrebbe anche fare frana. Volendo. Io posso fare anche così. Ok. Sei arrivato un po' al timer. Però la cosa era o proteggere con Gyarados. O mettere Tinkaton. Era una delle due, perché lui adesso faceva frana, appunto. Noi con la Tera ovviamente reggiamo e ci riprendiamo un po' di vita. Giusto? Giusto. Allora, lui adesso va di Tailwind. Io posso rifare Heatwave. Ok. Ok. Oh, lui se ne sbatte. Ok, va bene. Ah, Heatwave di nuovo. Fake out. Su Hydreigon. Prima di Tailwind. Per me non è un problema. Adesso
si protegge. E tanto per, se lui missa Heat Wave, Murkrow viene giù, altrimenti Hydreigon muore di Life Orb comunque. Ok, qua ci vorrebbe che missasse Heat Wave su Tinkaton e noi killiamo Garchomp, ma non succederà mai. Dragon viene giù da Life Orb. Match lungo questo, eh. Però però per ora ce lo stiamo giocando. Stiamo giocando bene. Allora, turni di Tailwind, due turni. Allora, posso fare onda calda adesso e proteggere. Poi ci facciamo killare Gyarados turno successivo. Mette la di frana. Però santa Madonna, però santa Madonna, oh, però santa Madonna, allora noi abbiamo missato due Heat Wave, una su Murkrow e una su Garchomp. Lui non ne ha missata una di Heat Wave e nemmeno una frana. Allora io volevo vedere una cosa: quanto sei veloce? Sei lento, perfetto. Dobbiamo vincere la Tai? Dobbiamo vincerla? Devo fare questo. Devo fare questo, sperare di vincere una tie che non arriva, ma abbiamo vinto la partita. Allora, e commenti come sempre a fine video sul team. Allora, è un team con cui nell'ultima partita abbiamo giocato, ho giocato molto meglio e diciamo che non avendo speed control sia Tailwind che Trick Room e nemmeno mosse come può essere Icy Wind che vanno a calare la velocità degli avversari, è un po' un problema, nel senso che comunque devi giocare in un certo modo. Con tutte le mosse ad area che ci stanno tra Lava Sbuffo, Heat Wave, Terremoto, Frana, Among Us, un pochino stenta, magari contro alcuni team è obbligatorio portarlo, contro altri un po' meno. Allora, diciamo che Tinkaton ci può stare, deve essere messo un po' nelle condizioni di poterlo fare. Sinceramente io al posto di Altruismo gli avrei dato Protect, che comunque ci sta bene, e Volcarona ci sta magari con un altro strumento,
Per il resto, diciamo che va bene. Io non sono un amante della danza spada, della sword dance su Garchomp. Sono più per le tre mosse e più Protect. Che alla fine comunque c'ha il ciondolo chiaro, quindi ti eviti i drop delle statistiche, quindi te ne sbatti. E un Dragartigli ci avrebbe fatto comodo. Ci avrebbe fatto comodo. Per il resto va bene, per il resto va bene, ci sta. Anche lo Snarl su Hydreigon non è che mi ha convinto più di tanto come mossa. Anche là, quattro mosse di attacco full offensive e via. Però fatemi sapere cosa ne pensate, magari se aveste fatto qualche giocata diversa, se lo volete provare, provatelo e poi magari mi raccontate un po' com'è andata. Ragazzi, detto questo, noi ci vediamo alla prossima e con un altro team proveremo un po' di cosine e poi vedremo insomma quello che verrà fuori. Grazie, come sempre di tutto quanto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, bacioni.